Dio non è astratto. Se voi siete qui e se io sono sacerdote, perché abbiamo incontrato Dio nella nostra vita. Dio non è lontano. La Trinità non è un concetto da capire. Ripeto, la Trinità non è un concetto da capire. Nessun teologo delle grandi scuole universitarie ha saputo spiegare questo mistero. Nessuno. Perché la Trinità è la rivelazione del segreto del vivere. La rivelazione del segreto del vivere. E quindi ad un professore, come a me hanno insegnato la Gregoriana, vari misteri, ecco, di questa fede, poi che cosa si può in pochi anni di teologia insegnare di tutto quello mistero della vita eterna? Alla domanda, professore, ma come vive lei questa realtà? E qui comincia la rivoluzione. Se lei ha diritto di esaminarmi a me studente, io lo studente, ho il diritto di fare questa domanda: come vive e come si vive questo mistero della Trinità? E questa domanda faccio a tutti noi qui presenti e quelli che sono in ascolto e in diretta da vari luoghi d'Italia con questo santuario della Divina Misericordia. Perché qui si tratta di accogliere la sapienza di Dio sulla vita, sull'amore e su tutti gli elementi di cui si compone la nostra esistenza. Sembra un po' forse difficile, ma mi spiegherò meglio con l'aiuto dello Spirito Santo, senza questo non sarà possibile. La Trinità cosa ci dice? Ci dice che Dio non è solitudine. C'era qui sacerdote stamattina, ascoltavo per microfono, ecco, che parlava dei numeri, 1, 3, 3, 1, parlava di vari numeri. Lasciamo questi numeri, non è un lotto, numeri da giocare. La Trinità ci dice che Dio non è solitudine, ma comunione. Comunione. Non ci interessano i numeri. Dio è comunione. Dio non è monologo. Dio è dialogo. Emanuele, Dio con gli uomini e per gli uomini. E questa è la verità importantissima per impostare la nostra vita. Perché la solitudine di tante persone, e sono tante, ha portato i giovani al suicidio, ha portato le persone alla droga, all'alcol e a tante altre forme
della cultura della morte. Perché? Perché io non posso essere solo. Io non posso vivere da solo. Io devo cercare qualcuno. Io dalla mia finestra, e soprattutto in questa zona, osservo giorno e notte le colombe. Io non ho visto mai una colomba da sola. Stanno lì a cercarsi per stare insieme. Noi non siamo chiamati alla solitudine. La solitudine è l'inferno. Paradiso è comunione dei beati e dei santi, e vale la pena lavorarci per conquistare questa terra promessa. Sul monte Sinai Dio si fa conoscere come Dio misericordioso, come Dio pietoso, come Dio di fedeltà. Ma a Mosè non basta questa rivelazione di Dio, pietoso, misericordioso, Dio fedele. Mosè ha chiesto a Dio qualcosa di più. Mosè prega Dio perché venga in mezzo al popolo, perché Dio cammini in mezzo al popolo, perché la misericordia con la quale Dio si è rivelato affianchi le miserie dell'uomo, perché Dio si adatti alla lentezza dell'uomo. L'uomo è lento, tante volte è pigro, cade, si ferisce, ci vuole tempo perché si rialza. E Dio deve avere pietà di quell'uomo, deve avere pazienza, perché così si è rivelato. Ecco, cari fratelli, Dio allora è andato alla ricerca dell'uomo e lo ha fatto per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, da Dio abbiamo fatto passo verso Gesù. Sì, quando guardiamo Gesù ci viene in mente la parola del Vangelo di Giovanni di oggi. Dio ha tanto amato il mondo. Questa è la notizia del Vangelo di questa Santissima Trinità. Questa è la notizia che ci riempie di gioia, di speranza. Ha amato. Il mondo è amato da Dio. L'uomo, io, sono amato da Dio. La terra è amata da Dio. Le piante, gli animali, la natura è amata da Dio. E allora? Allora il mondo, l'uomo, le piante, la natura, unitevi tutti insieme. In Cristo Dio è uscito allo scoperto, è venuto incontro a ciascuno di noi. Questo è un miracolo umanamente impossibile. Umanamente impossibile.
preso un corpo umano. Cristo, nostro Dio ha corpo. Le viscere, come ogni essere umano. Dio è entrato nella storia della nostra miseria, del nostro peccato, della nostra povertà. Per fare cosa? Tristi, in lacrime, separati, divisi. Questo vuole lui. Ma queste non sono le opere dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che abbiamo celebrato pochi giorni fa è la gioia, è la comunione, è la pace. Ecco, il Signore è dentro ciascuno di noi. Tutta la storia va vista in questa luce. La vita va letta in questa prospettiva. Il Signore è con me. Il Signore vive con me. Il Signore lavora con me. Il Signore mangia e beve con me. Si rallegra con me. Se fosse così, vissuta la vacanza, tempo libero, come si fa a bestemmiare davanti al sole, davanti al mare, davanti alla montagna? Non sono un mistico, ma quasi i chiodi mi entrano dentro il cervello. Vorrei che entrassero veramente per soffrire insieme con Gesù, quando il suo nome è offeso, quando la sua vita è calpestata, ignorata, negata. Questa mattina ad un volontario ho spiegato, ci sono queste persone che costi quello che costi, ma non si lasciano imbrogliare nella fede. In un tempo di dittatura, ad un credente è stato chiesto davanti a un poliziotto che l'ha chiesto, ha detto: tu riceverai questo, però devi schiacciare questo segno con i tuoi piedi. E c'era la croce, c'erano due pezzi di legno. Allora questo giovane che cosa ha fatto? Ha preso questi due pezzi, li ha separati, ha messo dall'altra parte e poi l'ha schiacciato. Erano messi in segno della croce, questa è la croce, non la schiaccerò. L'ha messo accanto, non ha più la croce, e ha schiacciato. E poi è stato ucciso da questo poliziotto. Abbiamo le persone stupende, meravigliose,
che camminano a fianco a noi, che non si lasciano accecare e abbagliare da questo mondo, che cammina non verso la paternità, non verso il nostro Signore, non verso l'amore. Un mondo solitario, perverso. Ecco il grande mistero della Trinità. Da Dio ci aspettiamo prove della sua esistenza, ma Lui non ci dà che prove del suo amore. Dio ci ama, è paziente, ci perdona, aspetta il nostro ritorno o i nostri ritorni e fa festa per abbracciarci. Questa è la rivelazione del Padre, ricco di misericordia. Misericordes sicut Pater. Ancora una volta canteremo fortemente il prossimo 5 luglio alla messa alla Divina Misericordia, per non dimenticarci la grazia e il dono del grande giubileo della misericordia, per non dimenticarci, perché non tutte le porte sono state sigillate della misericordia. E se l'amore che noi contempliamo nel Padre, se il nostro Dio in Gesù ci rivela la bellezza del suo progetto di umanità e ci rende visibile la sua commovente tenerezza facendosi compagno di strada, allora noi non siamo più soli, perché Lui cammina con noi. Questa è la rivelazione del Figlio. E poi lo Spirito Santo, che accende il nostro cuore, che basta poco e si raffredda, la memoria si dimentica di tutte le meraviglie che Dio compie in noi, e lo Spirito riaccenda il fuoco dell'amore del Padre e del Figlio. Ecco, cari fratelli, noi dobbiamo incamminarci, impostare la nostra vita in cammino verso il Padre, che è la fonte della vita, incamminarci verso il Figlio, che si innamora ogni giorno di ciascuno di noi e ci dice: tu sei mio figlio prediletto. La nostra vita si deve incamminare verso lo Spirito Santo, invochiamo i suoi doni, non terminiamo la novena alla Pentecoste. È assurdo, è una stoltezza umana chiudere la novena con la Pentecoste. Ogni giorno riprendiamo la sequenza dello Spirito Santo e invochiamo i doni, perché ci riscaldi la vita, apri il cuore, gli occhi, gli orecchi a questa meravigliosa esperienza che Dio ci ha chiamato quando siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E rimaniamo sempre attaccati a questa Trinità. Ultima cosa: se con Dio
il mondo è un mistero, senza Dio il mondo è un assurdo. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e del